sono Susanna Neuhold, sono il responsabile dell'area food dell'Associazione Italiana Celiachia. L'associazione si occupa di una serie di progetti per il controllo della sicurezza degli alimenti per i celiaci, quindi sia nel campo della produzione di alimenti confezionati, noi abbiamo il progetto prontuario, il prontuario degli alimenti, e il progetto marchio spiga barrata che ho avuto occasione di presentare questa sera qui presso il convegno, anticipando il futuro sviluppo del marchio, che diventerà da marchio concesso dalle singole associazioni nazionali a un marchio che sarà concesso dalle associazioni, ma sarà un marchio europeo, quindi con una valenza internazionale e con una concessione comune condivisa tra le varie associazioni dei pazienti celiaci europee. Vengo dalla recente General Assembly di Valencia, dell'Associazione delle Associazioni Celiachie Europee, dove appunto abbiamo approvato la nuova procedura di concessione del marchio. Altri progetti che seguiamo sono quelli dedicati alla ristorazione, con il progetto Alimentazione Fuori Casa, in cui facciamo sia una parte di formazione a attività ristorative, ricettive varie, sia una serie di monitoraggi con cui seguiamo con frequenza periodica queste strutture per assicurarci che possano garantire dei pasti senza glutine. Ovviamente l'intento dell'associazione è quello di spingere le istituzioni affinché vadano a coprire questi settori, quindi abbiamo seguito le linee guida sulla ristorazione e sulla produzione artigianale senza glutine che stanno per uscire a livello nazionale, linee guida che sono al vaglio della conferenza Stato-Regioni, e abbiamo seguito i lavori del recente regolamento 41-2009, regolamento che ha autorizzato e regolamentato l'utilizzo del claim senza glutine sui prodotti, anche sui prodotti di uso corrente. Queste sono le nostre attività, noi siamo in costante collaborazione con le aziende del settore alimentare e siamo stati qui oggi felici di poter ripresentare i nostri progetti e condividerli anche con gli altri relatori al convegno.